Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare ragazzi a parlare di una situazione molto 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 importante perché negli ultimi giorni c'è stato un annuncio molto particolare da parte della Superlega. Che sapete bene, la Superlega è diventata insomma un caso ormai importantissimo perché praticamente la Corte insomma ha deciso, praticamente c'è stata questa sentenza, questo provvedimento all'interno della quale la Superlega può essere creata e ovviamente adesso ci sono nuovi scampi, nuove idee per quanto riguarda la Superlega. Ora, di che cosa si sta parlando fondamentalmente su questa cosa? Si sta fondamentalmente parlando di una Superlega che fa un annuncio importante per quanto riguarda le squadre coinvolte. Un annuncio che, sinceramente parlando, mi lascia veramente fuori dai gangheri perché comunque è una cosa che noi sapevamo già, ma che adesso è confermata, cioè è una cosa importantissima che riguarda ovviamente le squadre. Ma prima di dirla, prima di annunciarla, prima di metterci comunque a discutere di questa cosa, bisogna innanzitutto fare le nostre solite premesse, ma poi bisogna anche entrare un pochino nel discorso. Che cosa dovete? Una cosa molto più semplice, raga. Prima di tutto, in assoluto, che dovete fare? L'iscrizione, ragazzi, è importante l'iscrizione. Per la solito like, la solita campanellina, sempre delle notifiche, per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, perché se voi non fate questa cosa, non vi arrivano mai i video. Quindi mi raccomando, è una cosa fondamentale sotto tutti i punti di vista. Vi ricordo che è importantissima e vi ricordo, questa è un'altra cosa letteralmente importante, di se vi va a seguirmi sui social. Allora, la Superlega com'è nata? È nata insomma con la voglia di creare una nuova dimensione del calcio europeo. La UEFA insomma per tanti anni è stata, insomma, secondo me abbiamo visto un calcio diverso. Sicuramente ora il calcio sta cambiando e la Superlega si propone di andare a creare queste alternative che noi abbiamo visto. E sapete bene che, insomma, c'è stato tanto, tanto da dire su questo argomento, perché poi tanta gente ha cominciato a contestarla, ci sono stati tanti litigi, tante cose che all'interno di un contesto come quello, insomma, europeo, hanno fatto parlare di sé. Quindi sicuramente quando si parlava di Superlega si parlava di tanto, di tante situazioni, di tante polemiche che sono nate all'interno di un contesto del genere, ragazzi. Però la cosa veramente grave, a mio avviso, che si è fatta è quella di abolire il pensiero libero, cioè tecnicamente di abolire questo pensiero secondo la quale una persona avrebbe potuto, da questo punto di vista, apprezzare o no la Superlega. Cioè c'era un momento storico in cui praticamente le scuole, le persone che apprezzavano la Superlega e che erano da questo punto di vista pro Superlega venivano viste come se fossero, non lo so, delle persone strane, come se non avessero nessun tipo di diritto di parlare. Una cosa, secondo me, una cosa, ribadisco, secondo me veramente sbagliata, perché secondo me quando c'è un'idea nuova e c'è qualcosa che potrebbe cambiare il mondo del calcio, va da questo punto di vista sempre esplorato, insomma, va visto, va constatato, perché altrimenti insomma la situazione è veramente, secondo me, drammatica sotto tutti i punti di vista. Però di che cosa effettivamente si fa polemica? Si fa polemica in generale, e in generale la Superlega ha annunciato che le squadre presenti all'interno del primo originale contratto firmato, quindi le 12 squadre, non hanno abbandonato il progetto. Quindi in realtà solo l'Inter ha abbandonato il progetto perché aveva la possibilità, insomma, di abbandonarlo, mentre le altre 11 squadre che sono rimaste per adesso praticamente in gara per quanto riguarda la Superlega rimangono. Quindi questa è una rivelazione, una cosa stranissima, perché fondamentalmente tutte queste squadre avevano fatto finta di andare via, avevano fatto finta di uscire fuori dalla Superlega per dire: ma tanto noi siamo contro la Superlega, non abbiamo bisogno della Superlega. Raga, e invece a quanto pare avevano bisogno, e come, di questa Superlega, perché altrimenti hanno fatto una finta praticamente. È quello che ho sempre detto: per uscire dalla Superlega bisogna pagare una somma di denaro alta. Non si può uscire, dice, vabbè, oggi esco, arrivederci, esco dalla Superlega, non me ne frega niente, ciao. Non si può fare questo ragionamento. Questo è un ragionamento
che non si può letteralmente fare sotto nessun punto di vista, è il classico ragionamento da persona che non capisce i contratti, che non rispetta i contratti. Allora, cosa vi dicevo? Ragazzi, vedete che la Superlega non è che sono uscite le squadre, non è che le squadre sono andate via, sono uscite perché la Superlega a un certo punto ha portato a delle problematiche. Io semplicemente, ho sempre detto, vedete che le squadre sono dentro, a differenza di quello che dicevano gli altri. Ora, il problema, sapete qual è? In maniera molto 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 chiara, in maniera secondo me, insomma, in maniera secondo me anche molto particolare, in maniera secondo me strana, è questa continua ricerca dell'odio nei confronti del progetto. Cioè, perché si odia tanto il progetto Superlega? Cioè, quali sono le motivazioni che portano una persona comune a disprezzare la Superlega? Io capisco perfettamente la UEFA, cioè la capisco, le persone che sono dentro la UEFA le capisco, perché la UEFA giustamente si trova all'interno di un contesto in cui si trova così nella serie. Ora, se c'è la Superlega, noi non facciamo le cose, però non posso tollerare il fatto che una persona a cui piaccia questo sport, una persona che segue questo sport, non capisca l'importanza oggi di cambiare le cose. Perché il momento attuale non è normale, nel senso, voi credete che la UEFA abbia lavorato? Vabbè, la UEFA non va, la UEFA non è abbastanza per garantire oggi al calcio europeo un rendimento. Cioè, è un rendimento di un certo tipo che comunque a me fa molto 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 dispiacere, perché vedere che il calcio europeo non va mai bene, vedere che il calcio europeo non rende al 100%, vedere che il calcio europeo crolla giorno dopo giorno, è normale che io mi faccia due conti e dico, aspetta, fammi vedere però se c'è qualche cosa che si può fare. Non si può andare sempre a credere che sia tutto a posto, ragazzi, perché se voi andate a dare un'occhiata, non è tutto a posto. Allora, una persona che ha un'idea, una persona che ha un nuovo progetto, una nuova idea per andare a sollevare il calcio europeo, non è che deve essere vista come se sta facendo delle cose che sta facendo esplodere, voglio dire, che sta facendo esplodere il calcio, eccetera, eccetera. Non è che sta facendo niente, sta proponendo un'idea. Sta proponendo un'idea. Un'idea che secondo me è comunque normale, è comunque palese, è comunque chiara, è comunque dinamica, è un'idea comunque che va bene ed è un'idea che comunque a mio avviso vale la pena provare. Poi se la Superlega l'indomani dovesse andare male, facciamo caso che la Superlega non va bene, dice guarda, io ho visto la Superlega non mi è piaciuta perché non, per varie ragioni non riesco ad apprezzarla. Se la Superlega è andata male, andrà male quando si farà, poi non è che noi siamo obbligati a continuare, evidentemente non era la scelta più adeguata, però tu non puoi chiudere automaticamente l'alternativa, dice no, perché tu la Superlega non la devi fare, perché non si può fare. Non si può fare. Cioè, non si può fare. Non si può fare. Cioè, è una cosa che non si può fare. È una cosa che tu non puoi fare al 100%, non puoi andare a fare al 100%. A me dispiace quando devo farsi discorsi che sono anche un po' discorsi che noi abbiamo fatto varie volte, no? Ma come si fa a credere che all'interno di un contesto come questo in cui noi ci troviamo non si possa avere un'alternativa? Cioè, per me è follia sotto tutti i punti di vista. Per me è follia sotto tutti i punti di vista. Per me è una questione di follia sotto tutti i punti di vista. Per me non ha senso. Quindi nel contesto in cui ci si trova attualmente a lavorare per quanto riguarda la Superlega, per quanto riguarda il discorso della Superlega, per me è un contesto che non ha senso. Cioè non c'ha senso la Superlega intesa come contesto che devi andare a peggio. È un contesto che per riuscire a migliorare qualcosa di calcio europeo, non è un contesto che chissà che vi dovete aspettare, ragazzi. Si sta cercando di migliorare un pochino il calcio europeo. Poi da lì tutto quello che si è detto, tutto quello che abbiamo detto, tutto quello che si è fatto, quello è un altro discorso. Non è che noi dobbiamo stare qua immobili, fermi a subire le cose, perché noi non dobbiamo avere la possibilità di parlare della Superlega, perché noi non dobbiamo avere la possibilità di dire una parola contro la Superlega. Ma che cosa? Ognuno ha la propria idea. Ognuno ha la propria idea. Tutto qua. Cioè,
Cioè, io non ti sto dicendo nulla sul discorso che arriva alla Superlega che sia sbagliata. Cioè, che sia sbagliata, no, ragazzi. Però bisogna comunque cercare di cominciare a fondare una base, a mettere una base da questo punto di vista, che sia, cioè, mettere anche se vogliamo, no, a mettere proprio, no, ma proprio no, ma proprio se vogliamo, a mettere una base, cioè a cercare di mettere una base su quello che è il calcio europeo. Poi se la gente lo vuole rifiutare, lo rifiuta, non è perché è obbligata a non rifiutarlo, se lo vuole rifiutare, Tom, lo rifiuta. Non sono obbligati, capito qual è il discorso, però con tutta la tranquillità del mondo, con tutta la capacità del mondo, si va avanti. Quindi fatemi sapere un pochino il vostro parere qual è, nel senso voglio conoscere la vostra opinione sulla Superlega, su quest'annuncio, voglio sapere un pochino cosa ne pensate, ragazzi, voi in generale.